Dal Vangelo di Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rachab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e lo chiamerà Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo oggi la festa della Natività di Maria. Festa in tutto il mondo, festa particolare qui nella città di Lanciano, in cui in questa giornata celebriamo la Madonna del Ponte, la titolare della nostra cattedrale, dalla quale vi stiamo trasmettendo la buona novella, e protettrice della città di Lanciano e di tutta la diocesi. La Natività di Maria si ricorda in questo giorno, l'8 settembre, perché in questo giorno, nel IV secolo, oltre 1700 anni fa, nel 300, venne dedicata una chiesa dedicata a Sant'Anna, lì dove era la casa di Maria Santissima, dove lei è nata e dove ha abitato con Gioacchino, suo papà, e appunto Anna, sua mamma, non lontana dal Tempio. Questa era una usanza nell'antichità,
Anche la festa dell'Assunta, come credo voi sappiate, si celebra il 15 di agosto per un motivo simile, perché in quel giorno fu dedicata la chiesa di Santa Maria Nuova, sempre a Gerusalemme. Ci sono delle rivelazioni private, come per esempio quelle a Maria Valtorta e anche quelle di Medjugorje, che fissano il compleanno della Madonna il 5 di agosto. Ma questo non è molto importante per noi, per la nostra riflessione, per la nostra vita cristiana. Quello che conta è che Maria è nata da una coppia di genitori sterili, come ad altri personaggi famosi nella Sacra Scrittura è capitato, così come è capitato anche a Giovanni Battista, il quale nacque da Zaccaria ed Elisabetta. È proprio questo fatto, l'essere nati da una coppia sterile come Giovanni Battista e che la loro nascita è stata annunciata dagli angeli, che solo per loro, Giovanni Battista e la Madonna, oltre che per Gesù ovviamente, si celebra il giorno della loro nascita sulla terra e il giorno della loro nascita al cielo, come succede anche per tutti gli altri santi. Questa festa arriva in Occidente, come tutte le altre feste, partendo dall'Oriente. In Oriente, come appunto vi dicevo citandovi la dedicazione della chiesa di Sant'Anna a Gerusalemme, la devozione per Maria Bambina nasce nel III secolo, nel 300, nel IV secolo. Si sposta poi in Occidente alla fine del 600, il VII secolo, per l'intercessione di un papa, Sergio I, che aveva delle origini dalla Siria. Questa devozione, che nasce nel Settecento, poi si diffonde sempre di più, fino ad arrivare al 1500, in cui si diffonde soprattutto nel nord dell'Italia, in Lombardia e nella città di Milano. Credo che tutti sappiate, infatti, che il famosissimo Duomo di Milano è stato dedicato nel 1572 da San Carlo Borromeo alla Madonna nascente. Anche la cattedrale di Firenze è dedicata alla Madonna che nasce. E così un po' ovunque si è diffusa questa devozione. Poi nel 1700 una suora di un convento di Todi cominciò a raffigurare, come vedete qui, Maria bambina nella sua culla, modellando la cera. E un giorno regalò una di queste piccole statuine a un'altra persona, un'altra suora, che viveva a Milano. E da questo regalo anche questa devozione di diffondere Maria bambina con le fasce tipiche dei bambini, nella culla tipica dei bambini, ha preso piede, per cui dal 1700 in poi anche la devozione di Maria in culla è diventata globale, si è diffusa in tutto il mondo. Voi mi vedete annunciarvi la buona novella non solo di fronte alla Madonna nella culla, ma anche di fronte a uno splendido quadro che raffigura proprio la Natività di Maria. Questo quadro è stato dipinto da Giacinto Diano, che ha dipinto moltissimi dei quadri della nostra cattedrale, fra il 1790 e il 1791. Perché tanta importanza alla Natività di Maria? Beh, non si dovrebbe nemmeno rispondere, perché tutti possiamo riflettere all'importanza della nostra nascita, all'importanza del nostro compleanno. Tutti, a quel giorno, il giorno in cui siamo nati, diamo grande importanza. Celebrare la nascita, il compleanno di una persona, significa rallegrarsi per la sua venuta nel mondo. Significa pensare a quella persona come una benedizione,
una benedizione per la famiglia, una benedizione per tutta la comunità. Noi celebriamo la nascita di Maria perché Maria davvero è stata una benedizione, non soltanto per la sua famiglia che lungamente l'aveva attesa, ma per tutto il mondo, proprio perché a sua volta ha poi generato Gesù, l'autore della vita, l'autore della salvezza. Ed è questo anche il motivo per cui nel giorno della nascita di Maria non si legge la nascita di Maria, che fra l'altro nel Vangelo non è presente né in quello di Matteo, né in quello di Marco, né in quello di Luca, né in quello di Giovanni, ma ci è raccontato da un Vangelo apocrifo, il proto-Vangelo di Giacomo, ma si legge la nascita di Gesù, perché Maria ha fatto questo grande dono a tutta l'umanità, proprio il dono di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo. Gesù nasce e realizza il progetto di Dio, il disegno di Dio, le promesse che Dio aveva fatto. Perciò, come abbiamo ascoltato dalla lettura del Vangelo, Gesù è definito figlio di Davide, figlio di Abramo. Gesù, essendo figlio di Davide, realizza le promesse che Dio aveva fatto al popolo degli ebrei. Gesù, essendo figlio di Abramo, realizza le promesse che Dio aveva fatto ad Abramo. A Davide aveva detto il Signore che lui stesso avrebbe costruito una casa, avrebbe fatto sì che il nome di Davide non sarebbe mai stato cancellato dalla storia degli uomini. Ad Abramo Dio aveva detto: in te saranno benedette tutte le generazioni del mondo, tutte le popolazioni della terra. Da te nasceranno re, da te verranno profeti. Insomma, aveva colmato Abramo di ogni benedizione. Nella benedizione fatta ad Abramo, carissimi fratelli e sorelle, ci siamo anche noi, ci sono anch'io e ci siete voi. In Abramo noi siamo stati benedetti e in Gesù questa benedizione è diventata reale. Come ascolterà chi fra voi andrà a messa in questa giornata dalla prima lettura del profeta Michea, il mondo sarà trasformato dalla nascita di questo bambino, quando la donna che deve partorire partorirà, ci dice il profeta. Questa immagine della donna che deve partorire è un'immagine presente molte volte nella Sacra Scrittura. Fin dal libro della Genesi, come voi sapete, Dio dice ad Adamo ed Eva, dopo il peccato, che nascerà una donna alla quale il serpente cercherà di mordere il calcagno, ma senza riuscirci. E da quella donna nascerà colui che sconfiggerà definitivamente il serpente antico, il demonio. E poi questa immagine passa per la pagina del profeta Isaia, a cui faceva cenno la conclusione del Vangelo. Ecco, la Vergine concepirà. E arriva fino al testo del libro dell'Apocalisse, che abbiamo meditato circa un mese fa, nella festa di Maria Assunta in Cielo, la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e la testa coronata da 12 stelle. Abbiamo ascoltato all'inizio di questo Vangelo di Matteo, che è la buona notizia secondo Matteo, un lungo elenco di nomi che appunto partono da Abramo per arrivare a Gesù e sono divisi in tre blocchi di 14 generazioni ognuno. Sembra un elenco casuale, un elenco di persone a volte molto conosciute, come Abramo, Isacco, Giacobbe, come Davide e Salomone, ma a volte del tutto sconosciute, a volte sconosciute anche a noi sacerdoti, che pure la parola di Dio la studiamo a lungo, lungo il percorso dei nostri studi.
E queste persone non sono state tutte perfette, tutte sante. A volte hanno avuto delle vite travagliate, a volte hanno commesso degli errori, a volte hanno fatto dei peccati. Tutto questo elenco sta a dirci che nello svolgimento della storia del mondo, comunque, resta sempre tutto sotto lo sguardo protettivo di Dio, dato proprio da questo ordine dei tre blocchi di 14 generazioni ognuno. In questo elenco non ci sono soltanto dei nomi maschili, come era usanza nel tempo antico, ci sono anche 5 nomi femminili, che è una cosa straordinaria. Questi nomi aprono la storia di Israele al mondo intero e questi nomi femminili ci presentano la nascita di bambini in modo particolare, possiamo dire anche strano, da donne che normalmente non avrebbero dovuto concepire quei bambini e che invece, per la volontà del Signore, per il progetto di Dio, sono diventate madri di questi bambini. Anche Maria, come sappiamo, diventa madre in modo particolare. Lei era promessa sposa di Giuseppe, ma ancora non vivevano insieme. Maria concepisce Gesù mentre era ancora vergine, fa nascere Gesù restando vergine. Ella è la tutta pura, la tutta bella, la sempre vergine. E quindi noi dobbiamo saper riconoscere il Signore all'opera nella nostra vita, come ha saputo fare l'Evangelista Matteo proponendoci questo elenco di persone, che poi è un elenco di famiglie, quasi a ricordarci che la storia della salvezza, la storia dell'amore, la storia della vita passa attraverso l'esistenza di ciascuno di noi e passa attraverso l'esistenza delle nostre famiglie. Come Maria, 2000 anni fa, ha generato Gesù nella sua carne, noi oggi dobbiamo generare Gesù nella nostra carne. Come con la nascita di Gesù il mondo si è rallegrato e ha avuto pace, giustizia, misericordia, amore, così, mentre noi generiamo Gesù nel tempo di oggi, il nostro mondo, i nostri tempi avranno pace, amore, giustizia e misericordia. Dobbiamo dire però, come Maria, il nostro sì al Signore. È proprio attraverso il nostro sì che la storia della salvezza può proseguire. È proprio attraverso il nostro sì che il progetto dell'amore e della vita potrà giungere al suo compimento. Allora, come la nascita di Maria è stata una benedizione per tutto il mondo, così la nostra nascita, la nostra vita, facendoci discepoli del Signore insieme con Maria, possa essere una benedizione per le persone che conosciamo, per il mondo nel quale viviamo. La nuova creazione che con Maria si è realizzata sia immagine della nuova creazione che nel nome del Signore anche noi possiamo realizzare. E buona festa della nascita di Maria Santissima a tutti.